cercato di collaborare per limitare i danni. Una volta che è partito ci siamo chiesti: noi pubblicizzeremo il microcredito, ma tutte queste persone interessate che magari non sono dei professionisti del finanziamento alle imprese, perché poi finiva sempre così in passato, lo Stato metteva dei soldi per il finanziamento alle imprese e accedevano sempre gli stessi. Noi abbiamo voluto fare un sito che si chiama microcredito5stelle.it, pubblicizzandola a tutta quella fascia di cittadini che non aveva neanche minima idea che esistesse un fondo del genere. E ci siamo chiesti: ma possiamo mai mandare un cittadino da solo davanti al ministero, sul sito del ministero o ad una banca e scrivere tutte le pratiche? Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo consultato vari ordini professionali, tra cui i consulenti del lavoro, che in generale, poi alcuni non l'hanno voluto fare, si sono messi a disposizione. È per questo che vi chiedevo di ringraziarvi, perché con quelle persone è stato possibile creare la mediazione tra chi voleva accedere e l'accesso diretto. In mezzo ci sono anche le banche, che vi ho detto prima, non possono accettare che lo Stato gli faccia concorrenza. Tantomeno il Movimento 5 Stelle, che con Daniele, con Alessio Villarosa fanno guerra a delle dinamiche bancarie. Le banche non sono tutte cattive, nel senso la banca di per sé non è cattiva, è l'atteggiamento delle banche in questo paese e l'alleanza che hanno stretto con la politica, molto spesso sono loro stessi la politica, che le ha fatte diventare dei demoni. Noi facciamo entrare a testa alta un cittadino in una banca che può andare lì e dire: io non ho garanzie reali, voglio un tasso basso, me lo dovete garantire e mi dovete dare i soldi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. A quel punto è il panico di una filiale bancaria, perché se si comincia a diffondere la voce in tutta Europa che succedono queste cose, poi alla fine non è possibile più chiederti l'ipoteca sulla casa, l'ipoteca sulla pensione di tuo nonno, l'ipoteca sulla pensione di tuo padre. Prima di tutto informando bene il più possibile. Anche questa leggenda che esisteva già il microcredito, noi ci abbiamo messo 14 milioni di euro su un fondo che non funzionava. Quindi non solo abbiamo il merito di aver restituito gli stipendi, ma abbiamo pure messo in funzione un fondo che, se non era per noi, sarebbe stato lì nella naftalina per i prossimi 10 anni probabilmente, perché le banche, come vedete, non avevano nessun interesse a farlo partire. Come la surroga, così. L'altra questione è che stiamo convocando gli AD delle banche italiane a Roma e gli stiamo chiedendo di firmare un protocollo unico, in modo tale che quel protocollo sia scaricabile dal nostro sito e ogni cittadino che va in una filiale sa già cosa gli può chiedere il direttore di filiale e cosa no, e c'è la firma dell'amministratore delegato della banca. Quindi non possono più dire che non esiste, non possono più fare i furbi, dire sì però dammi delle garanzie, quindi mettimi a garanzia la casa che hai, queste cose qui. Quindi stiamo cercando di risolverle e per questo vi chiedo di seguire sempre il sito microcredito5stelle.it, dove ci sono i nomi dei consulenti a cui rivolgersi, le banche che sono più disponibili, e c'è un modulo per le segnalazioni, un modulo dove ci potete inviare tutti i comportamenti sbagliati di filiali e banche. Per concludere sulla spesa militare, la questione è questa: io non sono entrato nel merito di tutte le voci di spesa. Per noi esiste una spesa militare che deve esistere, che è quella che ci deve far difendere, è una spesa militare assurda. Come? Il fatto che noi oggi, nonostante ci stiamo da 15 anni, continuiamo a pagare 1 milione di euro ogni giorno per il contingente italiano in Afghanistan. Noi pensiamo una cosa semplice: che ogni militare che mandiamo in una guerra inutile come l'Afghanistan è un militare in meno a presidio dei nostri territori italiani, che in questo momento hanno bisogno di più uomini possibili e di più risorse possibili. Quindi chiariamoci una volta per tutte: noi non è che siamo contro le missioni internazionali, quella del Libano sta funzionando, quella in Afghanistan è stato un fallimento per 2 ragioni: ci costa 1 milione al giorno e per le bombe che hanno sganciato da quelle parti sono nate 9 cellule terroristiche nuove, non ne abbiamo annientata neanche una, ma ce ne abbiamo 9 in più. Abbiamo ripetuto così tanto che non ne parliamo più, perché ci siamo stancati anche noi di spiegare che con 14 miliardi di euro con cui abbiamo comprato
Allora, all'inizio dovevano essere 30, se non sbaglio. Poi a un certo punto il governo ha detto no, 90, dovevano essere 90, a un certo punto il governo ha detto no, ma ne prendiamo solo 30. Va bene, quindi risparmiamo. No, ci costano sempre 14 miliardi di euro. Quindi alla fine abbiamo comprato meno aerei di quello che dovevamo comprare, ma con gli stessi soldi. Quindi, e anche qui non credo che sia questione di essere incompetenti, ma credo che sia una questione di dopo. Qui ci sono responsabilità pesanti che spero un giorno potremo far valere anche con delle commissioni di inchiesta parlamentare quando saremo maggioranza, come per esempio sta facendo Filippo Nogarin a Livorno, che ha trovato a Livorno carrozzoni politici che oggi con i sindacati si stanno ribellando contro il sindaco, che avevano 26 milioni di euro di fugo. Hanno istituito una commissione di inchiesta nel consiglio comunale, hanno fatto delle indagini e due settimane fa la Guardia di Finanza è entrata in comune e ha cominciato a prendersi tutte le carte per mettere sotto processo i responsabili, che molto probabilmente sono la dirigenza del PD, perché quelli governano da 70 anni là, e alcuni sindacalisti. E in questi giorni quelli che non hanno mai protestato in 70 anni, mentre si faceva un buco di bilancio di 26 milioni di euro alla società partecipata, stanno adesso protestando contro il sindaco, immobilizzando la nettezza urbana nella città di Livorno. È un atteggiamento vergognoso che fa perdere credibilità non solo al PD, ma anche ai sindacati in questo paese. Che poi quindi, quando ci accuseranno di tagliare le spese militari in un momento così difficile del paese, ricordiamo sempre che noi stiamo tagliando i soldi per 30 cacciabombardieri che ci costano quanto 90, che costano 14 miliardi di euro e con cui sicuramente potremo rifare fino a comprare 10.000 giubbotti antiproiettili per le nostre forze dell'ordine, che hanno giubbotti antiproiettili che non sparano i proiettili dei canali. Potremo sicuramente reinvestire una parte di quei soldi in sicurezza interna, ma non abbiamo previsto quella copertura perché ci sono tanti altri soldi nelle spese dello Stato che possono essere investiti nella sicurezza interna. Noi abbiamo un problema enorme, abbiamo tra le forze dell'ordine più anziane d'Europa, quindi dobbiamo fare reclutamento e dobbiamo fare più reclutamento di quanti se ne pensionano. Quindi adesso ci dicono abbiamo reclutato 2.500 uomini per il giubileo, peccato che ne sono andati in pensione 5.000, quindi sei sempre negativo. Questo è un problema. Poi abbiamo il problema della formazione, dalla polizia locale ai reparti speciali devono avere delle formazioni antiterrorismo, devono essere in grado di riconoscere questi movimenti, fenomeni sospetti a cui magari non siamo pronti perché non ce l'abbiamo nella nostra tradizione delle nostre forze dell'ordine. E poi dobbiamo, e su questo l'Unione Europea è carente al massimo, incrociare le banche dati. Se io fermo uno con un passaporto falso qui a Bovolone, devo sapere quel personaggio chi è. Per saperlo, la nostra intelligence, i nostri servizi devono poter incrociare le informazioni con i servizi di tutto il mondo, e non vale solo per il semplice caso del passaporto falso, ma anche per cellule, per personaggi particolari. E questo l'Unione Europea non lo fa. L'unica cosa che doveva unificare, probabilmente una delle poche cose che doveva unificare, era questa, e non lo fanno. E in questo momento noi stiamo chiedendo investimenti in questo senso. Quindi le spese militari non sono tutte buone, ma non è che vogliamo abolire l'esercito. Tra l'altro abbiamo comprato pochi anni fa un cacciabombardiere che si chiamava Eurofighter, che tra l'altro almeno era un programma europeo, non era un programma americano. Abbiamo messo i soldi all'Eurofighter, adesso vogliono mettere i soldi nell'F-35, e mentre ci dicono che non ci sono 17 miliardi per il reddito di cittadinanza, ne spendono 14 per l'F-35. Quella è spesa corrente, questa è spesa investimenti, va benissimo, però in ogni caso 14 miliardi di euro per gli aerei da guerra, che in questo momento non servono al nostro contingente perché abbiamo già altri aerei da guerra, mi sembra sicuramente una contraddizione. Quindi spero di aver risposto a tutte le domande.